l'Italia che cambia siamo noi. Progetto Camilla è nato un anno fa circa da un'idea di alcune persone promotori di un gruppo d'acquisto solidale, Alchemilla, e un'associazione di produttori contadini del territorio, Campi Aperti, con l'idea di costituire una cooperativa, una rete di persone che possano partecipare attivamente alla scelta dei prodotti da acquistare e dei progetti da sostenere all'interno di uno spazio fisico, quindi l'abbiamo chiamato Emporio, però c'è una particolarità in più, che tutti i soci, che sono le uniche persone che possono acquistare i prodotti all'interno dell'Emporio, diventano protagonisti in prima persona di quello che succede, perché dal punto di vista di gestione, di contributo, perché tutto va davanti, mettono a disposizione un certo numero di ore del proprio tempo perché tutto funzioni. Abbiamo trovato subito fonte da Park Slope, che è a Brooklyn, che è una food co-op, quindi negli Stati Uniti, dove sono nate già da una quarantina d'anni, però Park Slope si caratterizza per il fatto che ancora mantiene l'organizzazione originaria, quindi con il lavoro di tutti i soci. Campi Aperti è un'associazione di cittadini che gestisce 7 mercati a filiera corta a Bologna, biologici, dove vige un sistema di accesso che è basato sul forme di garanzia partecipativa. Questo vuol dire che non ci sono degli enti terzi che certificano la rispondenza ai criteri delle aziende che vengono messe in mercato. È la comunità del mercato e dei mercati che garantisce che quel produttore che viene ammesso a quel mercato rispetta le caratteristiche che vengono chieste ai produttori questa comunità. Alchemilla è un gruppo di acquisto solidale. Ogni 2 mesi facciamo delle consegne di prodotti confezionati. Anche da questo è nata l'idea di Camilla, cioè il fatto che si possa ritirare solo ogni 2 mesi ci ha portato a sollecitare i gasisti anche chiedendogli ma ci stareste se iniziamo a progettare una cosa del genere? Perché ci stareste? Da questo è nata la molla, cioè abbiamo visto che c'era una risposta da parte dei gasisti. Poi mi dai un peperone verde, uno rosso, belli sodi perché li devo tenere un po' in frigo. La prima cosa che abbiamo pensato di condividere con le persone che avevano già fatto una dichiarazione di voler diventare soci è stata quello che è la Costituzione, vale a dire una cosa che abbiamo chiamato carta di intenti, una carta dove sono elencati i principi fondamentali che vanno appunto dal logico al rispetto delle persone, al diritto dei lavoratori, al diritto al giusto cibo, al supporto delle comunità agricole rurali, al lavoro appunto dipendente. Perché noi diciamo che il consumatore non è un consumatore ma è un coproduttore, è un elemento che tende anche a è assolutamente contro tendenza, cioè rimettere in moto una cosa che parte da quel momento lì in cui Paolo mi dà le uova e io dico a Paolo, scusami, ma come è venuta su sta gallina? E mi fai vedere come è fatta. Come produttore, partecipando a questi mercati, noto che tutti i nostri cosiddetti clienti, che poi noi vediamo come coproduttori, non a caso, diventano amici, mi vengono a trovare in azienda, vedono come lavoro, si crea proprio un rapporto che va anche oltre il concetto di garanzia partecipata, diventa un rapporto proprio di amicizia. Quindi lo considero un investimento in umanità, mi piace fare questa parola. E tutto questo genere di progetti che investono in umanità sono destinati a successo. Oltretutto, come futuro socio di Camilla, sono stupefatto dall'armonia che c'è agli incontri, perché siamo centinaia e centinaia. C'è un'armonia, secondo me, così forte perché il progetto è molto molto sentito. E quindi nell'unione dell'intento le persone si auto-organizzano, auto-amministrano. Questa cosa per me è veramente sorprendente.
tanti progetti che ci sono in giro, anche piccoli, di persone che iniziano un cambiamento sulla propria pelle, cambiano vita, decidono di affrontare cose nuove. A me è venuta in mente l'idea del mare in movimento. Il mare è la cosa che unisce due pezzi di terra, ma è anche la cosa che li divide. E io vedo tante zattere, piccole zattere come sono i nostri progetti. Le nostre zattere possono cercare di unire, fare sì che il mare torni a essere la cosa che unisce, che crea scambio, che crea relazione. Il mondo sta cambiando e con grandi difficoltà si sta resistendo. Tra l'altro in questo momento ci sono molti esempi di resistenza che forse vanno connessi tra di loro. L'Italia che cambia, cambia dal basso. Cambia dalle persone, dalle buone intenzioni e azioni di tutti i giorni, anche se piccole diventano grandi, quando siamo tutti quanti a compiere. È in atto veramente un cambiamento molto molto grande e inarrestabile, secondo me.